non commentiamo exit poll, ma parleremo davanti a dati reali e proiezioni. Vi è però un dato che è acquisito ed è l'astensione angosciante che preoccupa e obbliga tutti e tutte a una profonda riflessione. Evidenzio questo: il dato di partenza nel 2018 delle scorse regionali, il centro-sinistra perse allora di 20 punti percentuali e sempre di 20 punti è stato il distacco tra centrodestra e centro-sinistra in Lombardia alle ultime elezioni nazionali che si sono tenute pochi mesi fa. Come dicevo, quindi successive dichiarazioni quando i risultati saranno più acquisiti.